E questa settimana vi porto una serie TV per cominciare, che è Shrinking. Apple TV Plus si è appena conclusa, 10 episodi, creata da Brett Goldstein, il Roy Kent di Ted Lasso, Bill Lawrence, creatore di Scrubs, e Jason Segel, il Marshall Erickson di How I Met Your Mother. Regia di James Ponsoldt, Randall Keenan Winston, Rae Russo Young e, per un episodio, Zach Braff. Sceneggiatura si alternano i creatori e un team di sceneggiatori, cast Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tenney, Michael Urie, Lukita Maxwell, Krista Miller ed Harrison Ford in particolare. Allora, questa serie è una sorta di reunion, vi do due note iniziali, una sorta di reunion di Scrubs, perché appunto Bill Lawrence, il creatore, che ormai con Brett Goldstein dopo Ted Lasso ci ha preso gusto, c'è Krista Miller, che è una delle protagoniste, che è Jordan, non so se vi ricordate Jordan di Scrubs, che è la moglie di Bill Lawrence e comunque torna. In un episodio c'è Neil Flynn, ovvero l'inserviente di Scrubs, che ha una bella scena con Harrison Ford. Quindi tutto un richiamo a quella volta, il fuggitivo, c'è tutto un bel richiamo. È una sorta, appunto, poi Zach Braff che dirige un episodio, e si ritrovano un po' tutti insieme, comunque. È questa bella serie, vi leggo la trama direttamente per come descritta da Apple TV Plus. Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Senza alcun riguardo per la sua formazione e la sua etica, si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone, compresa la sua. Questa è la trama, diciamo, molto iniziale. Sono molto contento per questa serie, in particolar modo per Jason Segel, appunto il Marshall Erickson di How I Met Your Mother, perché lui anche a livello di, non solo di recitazione, anche di scrittura, per il famoso Forgetting Sarah Marshall, lui è veramente dotato. Sa intuire una buona storia, la sa scrivere, quando si mette protagonista è molto bravo, a me piace sia nelle parti comiche che in quelle drammatiche, è un bravo attore, è un bravo sceneggiatore e ha delle buone idee. Aveva fatto anche quella serie per Amazon Prime, per Prime Video, che ora dovrei recuperare, che è Dispatches to Nowhere, che aveva, da quanto ho letto, del gran bel potenziale, che era autoconclusiva e che ha ricevuto delle buone critiche. La recupererò e magari ne parleremo insieme, ma che non ha avuto, diciamo, un seguito così grande. Però lui è veramente dotato e mi fa piacere che questa serie stia andando bene. Se avete paura, ah oddio, vediamo una stagione, il mio radar per questa serie era continuerà, e in effetti è stata estesa una seconda stagione, è stata rinnovata. Quindi se avevate paura, oddio, mo la guardo, non finirà mai, per una seconda stagione c'è, quindi io credo che si possa andare avanti a guardarla tranquillamente. E ora vi dirò anche perché, i motivi per i quali secondo me questa serie funziona, oltre al fatto che Harrison Ford ha un talento per la commedia non indifferente, cioè è veramente bravo, riesce a sfruttare bene il suo essere Harrison Ford, essere questo personaggio un po' austero, un po' duro, con una certa presenza, perché è un uomo di un'altra epoca, così è. Riesce a usarla in maniera comica, e le parti scritte per il suo personaggio sono molto secche. Lui ha delle battute molto secche, molto appunto a livello di comicità, però che funzionano tantissimo. È quel tipo di comicità molto pam, tagliente, che arriva secca, che magari ci devi ragionare un secondino, ma è fenomenale. E lui è molto bravo a, e secondo me è molto calzante la scrittura che hanno costruito per vestire Harrison Ford, perché funziona molto bene con quello che lui è come attore, come presenza, con quello che riesce a fare. Stessa cosa per gli altri personaggi. Quello di Harrison Ford a me piace tanto, perché è la classica figura del mentore. Jason Segel è un po' il suo delfino, è un po' quello che è il suo pupillo, però lui ha un rapporto particolare con lui, non è proprio abbracciamoci e vogliamoci bene, non è quel tipo di mentore. Però ecco, Harrison Ford è proprio una bella sorpresa. Però quello che mi è piaciuto della serie, andrò molto a grandi linee, molto a ruota libera, anche la scaletta che ho qui per me, per parlare a voi in modo lucido, è molto stringata, perché non vi voglio dire molto di questa serie. Vi voglio dire semplicemente che ha dei personaggi anche di contorno fenomenali, tipo il marito di Krista Miller, la Jordan di Scrubs, ora lo dico ora e non ve lo ripeterò più, però il marito di Krista Miller è quasi un personaggio secondario, anzi senza il quasi,
che però è fenomenale. Lui ogni volta che entra in scena ha, per i comportamenti che ha, per il tipo di comicità che hanno vestito, che hanno costruito anche qui su quel personaggio, è fenomenale. Lui arriva a 2-3 battute, ti fa morire, in quel momento ridi forte e se ne va e non compare mai più magari nell'episodio, o compare altri 2-3 secondi, 30 secondi, 20 secondi più in là. Però è fenomenale quando lui è in scena, perché è un personaggio costruito così bene, che poi andando avanti ha una parte un pochettino più grande, anche se è molto relativa sempre di un secondario, che funziona, e funziona strabene. È un personaggio che adoro, pur essendo di contorno, ma è uno di quei, soprattutto nelle comedy, questi personaggi di contorno che arrivano, contaminano l'azione o la costruzione narrativa con una battuta, un siparietto, qualcosa, e ti fanno morire, ti distraggono, però lanciano anche altri argomenti e spezzano, sono meravigliosi. E lui è meraviglioso perché anche delle sue deformazioni, delle fissazioni, perché qua shrinking è lo shrink in inglese è lo psicologo, quindi shrinking è psicanalizzando, diciamo, italianizzando la situazione, il titolo. E anche lui a livello psicologico fa delle cose assurde che però fanno veramente ridere, e questa è una delle cose belle, che se tipo Ted Lasso tratta, tipo questa settimana il cast di Ted Lasso è andato alla Casa Bianca a parlare in conferenza stampa e poi ha incontrato il presidente, perché il loro show, e qua si vede l'impronta di Brett Goldstein e Bill Lawrence, che già in Scrubs Bill Lawrence era molto tagliente nel parlare della psicologia dei suoi personaggi, anche se da un punto di vista comico, ma dandogli una bella rilevanza drammatica e incontrando il pubblico con la sua onestà, anche in Ted Lasso, come qui, c'è l'idea di, se in Ted Lasso è molto più in primo piano l'idea di parlare di, ad esempio, Ted Lasso, quest'uomo che è pur afflitto da determinate cose, però believe, appeso, cioè ha un modo di approcciarsi all'allenamento dei suoi ragazzi, ai rapporti personali, che è incredibile, però ti mostra un certo tipo di approccio alla sanità mentale, che ognuno ha, la felicità, la costruzione mentale, all'allenamento della felicità che dobbiamo esercitare per essere delle brave persone, delle buone persone e delle persone stabili, che è molto interessante, ha delle sfaccettature più drammatiche. Qua invece è tutto veramente in commedia, lo vedrete anche dalla fotografia, è una fotografia molto solare, che non vuole essere, che non è mai posticcia, è una fotografia solare per darti il messaggio che, per quanto ci siano delle componenti drammatiche, il tono vuole essere leggero, non ti vuole magari portare giù, anche se in alcune scene io mi sono veramente commosso perché mi sono ritrovato delle cose che mi hanno colpito, però l'obiettivo, come ad esempio in Scrubs, non è quello di farti ragionare in un modo più pesante, è comunque un qualcosa di leggero, un contesto leggero, è come se fosse... Una volta Shrinking sarebbe stata una sitcom da 20 episodi, alla Scrubs appunto. Oggi invece è una sitcom più centrata, più... No, non è una sitcom, però comunque è una commedia più centrata, più ripulita e più quadrata per seguire una narrazione orizzontale piuttosto che episodica verticale, come ormai si usa fare, come fa appunto Ted Lasso. Però appunto sceglie la via della commedia per parlare di sanità mentale. Il fatto di mettere tutti degli psicologi, psicanalisti, come dei protagonisti, perché lo è Harrison Ford, sotto il suo cappello lavora il personaggio di Jason Segel e il personaggio di un'altra attrice, mio Dio, non mi ricordo se è Lucita Maxwell, forse, che interpreta l'altra psicologa. Comunque, questo team di psicologi che affronta determinate situazioni della loro vita, a partire da quello centrale, Jason Segel, che ha questo problema di aver perso la moglie e di far fatica a uscirne perché non riesce davvero ad affrontare il suo dolore, quindi il suo lutto, il suo cordoglio non lo sta davvero affrontando, dal rapporto che ha con la figlia, che è un bel personaggio, dal rapporto che ha con alcuni pazienti, che sono tutti bei personaggi, affrontare tutto questo con dei toni leggeri, più da commedia. E lo strumento che utilizzano, che a me piace tanto e che può essere estraniante per il pubblico, che però credo sia il futuro di come comunicheremo davvero, è l'assoluta, totale, folle sincerità con la quale i personaggi interagiscono. Ed è una cosa che fa già ridere di per sé.
Cioè, quando un personaggio magari è arrabbiato con un altro, glielo dice proprio: no, senti amico, mi hai fatto arrabbiare, questa cosa mi dispiace, niente birra, ti tolgo la birra, ti avevo offerto la birra, no, te la tolgo perché mi hai fatto arrabbiare, quindi ti devo dare un periodo di punizione. Cioè, ma se lo dicono apertamente, senza rancore e con un'onestà che diventa poi comicità, e tutto quello che succede nella serie, che colpisce i vari comprimari e che riguarda quello che lo show vuole dirti, passa per questo tipo di scrittura e di comunicazione, che non è così surreale, che può esserlo, magari dipende anche dalle sfaccettature culturali che abbiamo all'interno della nostra società. Tipo in Italia io quasi mai si comunica, anzi mai si comunica onestamente e apertamente con un altro essere umano, siamo tutti con delle maschere molto pesanti. In altri contesti sociali no, tipo negli Stati Uniti si è un po' più, si sta sperimentando molto di più, Stati Uniti, Canada, in altri posti nel mondo, anche in Europa si sta sperimentando molto di più con questo modo di comunicare molto aperto. Non è ancora realtà, è un lavoro che la società sta facendo e anche attraverso questi lavori di finzione fa, però Shrinking lo mette proprio in scena, diventa scrittura messa in scena e loro si dicono le cose così e tu muori. Muori perché a volte si dicono delle cose apertamente che diventano delle battute che innescano situazioni comiche che ti fanno morire. E Shrinking bilancia questo tipo di comicità molto sua, un tipo di comicità più alla, come dire, alla, come dicevo, con Harrison Ford, un po' più asciutta, un po' più netta, alcune battute che magari ci devi pensare un secondo, non sono immediate, cioè non c'è mai la scoreggia, non c'è mai la comicità greve, magari ci devi pensare un secondino, però ti fa comunque ridere. Alcune cose che sono sottili perché passano per scambi molto veloci, però è davvero brillante e io l'ho divorata, nonostante, ecco, io lode Apple TV Plus che fa uscire le cose una volta a settimana, perché mi ha dato respiro, non mi ha messo ansia, è stato bello fruirne una volta a settimana. Il venerdì avevo l'appuntamento con Shrinking ed era un bel appuntamento, cioè ero seriamente contento che il venerdì ci fosse quella serie. Ho fatto un paio di venerdì in cui ho saltato, poi mi sono visto due puntate insieme, però ecco, in linea di massima il venerdì ero veramente contento perché c'era quell'appuntamento che sapevo mi avrebbe risollevato la giornata, perché il cuore di questa sera è veramente amabile e leggero e l'ho stragradito, mi ha fatto davvero piacere vederla e la consiglio. Se avete Apple TV Plus, Shrinking assolutamente, anche sto vedendo anche nelle chart che è sempre nei primi posti. Per favore guardatela perché vale il vostro tempo e vi farà passare dei bei minuti, dei bei pomeriggi e belle serate. Poi gli episodi sono da 30-35 minuti, quindi proprio il format a livello di minutaggio è quasi da sitcom, che generalmente è 25 minuti, però siamo lì, siamo in quel range di minutaggio. Non sono episodi da un'ora, sono episodi da 30-35 minuti. Poi ha delle belle canzoni, ha una bella soundtrack, mi è proprio piaciuto tutto di Shrinking, compresa appunto le scelte che vogliono sottolineare il carattere della serie, che vuole parlare di qualcosa di serio, ma farlo attraverso la comicità e farlo attraverso un po' più il cuore dei personaggi rispetto che il dramma, ecco, non vuole andare in quella direzione. Quindi Shrinking, Apple TV Plus, per me, se ve la guardate vi fate un gran bel favore.